Una dura critica e pesante denuncia quella che arriva dall'opposizione a Palazzo dell'Aquila a Ragusa, la seconda dopo la nomina dei 9 assessori e sempre da parte del segretario cittadino del Partito Democratico Peppe Calabrese, che tra pochi giorni siederà tra i banchi dell'opposizione in consiglio comunale. Correre alle elezioni nella squadra di Cassia, afferma, e non essere eletti può comunque valere un premio di consolazione da 2.400 euro al mese. A tanto ammonta l'emolumento per l'ex assessore alla cultura Colorinda Arezzo, appena nominata consulente del sindaco per la cultura, appunto il turismo e gli eventi, per un periodo di 2 mesi rinnovabili di comune accordo fino al termine del mandato. È come se Cassì avesse nominato il 10° assessore della sua giunta, dichiara ancora l'esponente del PD, ma senza dargli la responsabilità propria di quel ruolo. È un segnale che può essere letto in più modi. Per queste aree dell'amministrazione il primo cittadino non si fida di nessuno dei membri della sua giunta, tant'è vero che ha mantenuto le deleghe per sé. Pensavamo che la cultura sarebbe andata a Massari, che non solo ha subito il torto della mancata nomina a vice sindaco, ma rimane a secco pure dell'assessorato che gli sarebbe stato più congeniale. Paga lo scotto, continua Calabrese, d'essere di sinistra, mentre Cassì, si sa, guarda dall'altra parte, da Cuffaro fino alla destra vera e propria. Inoltre, nominare un consulente per curare questi affari da una parte è una confessione sulla propria incapacità ad occuparsene, dall'altra sembra voler essere proprio un premio di consolazione per chi con le proprie forze non è riuscito ad entrare in consiglio comunale. È ovvio, continua, dopo aver fatto l'assessore, si potrebbe non aver voglia di andare a sedersi al civico consesso tra gli asserviti al primo cittadino. Molto meglio continuare ad essere assessore senza il peso delle responsabilità. Poi c'è anche un altro aspetto che riguarda un po' il familismo che Cassì utilizza nella gestione della pubblica amministrazione, aggiunge Calabrese, dato che Arezzo non solo è parente del capo di gabinetto nominato e riconfermato dal sindaco, ma rappresenta anche l'elite del quartiere di Ibla, la nobiltà, insomma il cerchio magico del quale il sindaco ama circondarsi. Già Cassì aveva portato il numero di assessori da 7 a 9, conclude Calabrese, ora si decide di gravare sulla collettività pur col 10° occulto.